Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.7.10, molto interessante e molto semplice. La mod di cui andiamo a parlare oggi si chiama Material Creeper, ragazzi. In pratica va ad aggiungere dei creeper che spawnano in dei biomi specifici e praticamente sono fatti di un materiale specifico, quindi sono più difficili da identificare. Immaginate un bellissimo creeper che vi arriva alle spalle, state in una cosa di sand e non lo notate perché è fatto di sand, quindi di sabbia. Guardate. Allora, vi faccio vedere uno per uno. Sono tutti dei creeper normali, solo che hanno il materiale diverso addosso. Eccone uno, per esempio, il clay. Non fa rumore, ragazzi. La cosa pericolosa di questi mob è che non fanno rumore. Voglio vedere se uccidendolo mi dà qualcosa di diverso, ma da quello che so, no. No, da clay, ragazzi, quindi dà anche il materiale per cui lo uccidete. Mi ha dato 26 di clay. Poi abbiamo il cobblestone creeper. Guardate. Non fanno rumore, quindi sono pericolosissimi. Gli arrivano alle spalle, mi ha dato 25 di cobblestone. Vedete? Poi abbiamo il dirt, quello di terra. Come fate a vedere uno di dirt che non fa rumore e vi arriva alle spalle? E vi droppa a terra. Poi abbiamo quello di endstone. Giustamente questa nel mondo dell'end. Immaginate un creeper che spawna nell'end e non ve ne accorgete. Poi un bellissimo glowstone. Guardate. Questo forse ve ne accorgerete un pochino di più, ma spawnano soltanto nel nether. E vi dà i blocchi di glowstone, ve ne dà 28. Quindi sono anche molto redditizi questi creeper se riuscite a sgamarli prima che vi ammazzano. Poi gravel, ragazzi, gravel. Oppla, mi ha fatto una laggata sopra l'erba. Ok, ucciso, che ci dà gravel. Poi abbiamo il netherrack. Vabbè, questo se nel nether lo beccate, so cavoli, ragazzi. Non fa rumore, quindi non ve ne accorgere per nulla, perché il nether è pure scuro. Red sand, quindi sabbia rossa. Quindi questa è un'altra bella tipologia. Sono bellissime anche da vedere. Poi abbiamo il sand creeper, come vi dicevo, quello di sabbia. Vedete uno dei sand? Cioè, immaginate il deserto laggiù, uno di sand. No, aspettate, guarda, c'è sta il deserto qua. Tiè, ti arriva un coso così dietro, de notte. Tu te ne accorgi? Penso proprio de no. Penso proprio de no. Allora, vediamo un po', altre uova. Io so che ce ne stanno ancora qualcuno, ce n'è. Vediamo un po', netherrack l'abbiamo visto, red sand visto, ne dovrebbero essere rimasti tre. Che sono... Soul Sand, Snow, Stone e basta, eccoli qua. Con questi sono tutti. Il bello è che non fanno rumore, quindi sono pericolosissimi. Non sentite neanche il del creeper che c'è dietro. Ok, questa è quella di neve. Immaginate nella neve se ne vedete uno del genere. O la Soul Sand è lo stesso nel Nether, non lo vedrete lo stesso. Danno più o meno tutti da 25 a 28 blocchi di quel materiale di cui sono fatti. Stone, guardate, nelle grotte. Immaginate un creeper che viene così nelle grotte senza far rumore alle vostre spalle. E quando lo pigliate? Quando riuscite a fregarlo? È una mod semplicissima ma molto intelligente, perché silenzia il creeper, lo mimetizza con il bioma in cui spawnano, quindi in questo caso i creeper di sabbia spawnano nel deserto, per farvi capire, oppure gli altri spawnano nella taiga o simili. E immaginate, vi arriva dietro, non vi accorgete, boom, esplosi male. Una mod semplicissima ma molto interessante. Va bene ragazzi, questa era la mod aggiornata 1.7.10, una mod molto semplice. Troverete il link in descrizione di questo video, lasciate un bel mi piace, condividete il video che è molto importante. E passate anche dai social, quindi da iFabbug sopra Facebook e da iFabbug Community, che è il nostro gruppo pubblico. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata delle mod.